14.37, buongiorno, ben ritrovati in una nuova puntata di Ogni Maledetto Sabato. Siamo qua su Radio Roma Futura. Un po' ritardo. E leggermente, con qualche minuto di ritardo, abbiamo avuto dei problemi nell'arrivare, problemi tecnici, logistici. Comunque abbiamo fatto tutto. Sì, sei proprio un materialista, però insomma il sunto è stato quello. Adesso abbiamo. C'era il materiale per farlo il fuoco. Esatto. E quindi vado a presentare il mio studio come al solito. Il tuo insomma, studio? Il mio, anche il vostro. Ah, ecco. Il nostro studio, ecco, va bene. Bene, bene. Composto da Matteo Giuseppone. Elegantissimo, Matteo Giuseppone, Salvatore. Però non ti può vedere nessuno. Daniele Scuffia. Buon pomeriggio. E il non meno elegante Valerio Cenzi. Ciao a tutti. Che ci andrà subito a presentare velocemente classifica di Serie B e il turno di oggi. Sì, ma prima volevo partire dal turno che si è giocato il 25 aprile andando giusto, a riprendere. Giusto, sì, ti volevo dire se velocemente stai dicendo che io sono sottomesso mai nella vita. E dicevo, andiamo a leggere perché ci sono risultati molto interessanti nel turno appunto giocato in prossimità, no, del ponte del 25 aprile. Si è iniziato il 24 a sera con l'anticipo che ha visto il Vicenza battere il Novara 3-1, poi alle 12.30 il pareggio a reti bianche tra Salernitana e Bari, e alle 15 sono giocate Spal Cittadella che ha visto la vittoria della Spal per 2-1, il pareggio tra Pisa e Provercelli 1-1, la vittoria del Frosinone sullo Spezia per 2-0, la vittoria esterna del Latina a Chiavari contro la Twentella, Marco. Squadraccia, verissima. Tornano alla vittoria anche le Rondinelle al Rigamonti con ma di Brescia. Del Brescia, sì, che hanno vinto 2-1 con la Ternana. 2-0 dell'Ascoli in casa contro l'Avellino, vittoria in casa anche per il Cesena 4-1 sul Benevento. Grande vittoria. E pareggio, si è fermato il Verona 1-1 a Perugia, e infine il Carpi ha battuto il Trapani per 2-1. Ma ci vuoi aggiornare con la classifica, Valerio? Ma certamente, andiamo a leggere la classifica che vede la SPAL ormai con un piede e mezzo in Serie A, quota 73 punti. Più 7 sulla inseguitrice Verona a quota 66 e Frosinone a quota 65. E in zona playoff lotta tra Perugia e Cittadella 57, Benevento 55, Carpi e Spezia 54. Poi un po' più giù a 3 punti troviamo l'Entella, il Bari e la Salernitana a quota 51, il Novara a quota 50, la Provercelli a quota 47, poi via via il Cesena 46, Avellino 45, Ascoli 44, Brescia 42. In zona playout a pari punti Trapani e Vicenza a 41, chiudono Ternana 39, Latina 34 e Pisa 33. Ma quanti punti si trova il Frosinone dalla quarta? È quello che volevo far notare io. Il Frosinone dalla quarta si trova a 8 punti. Ricordiamo in caso che il Frosinone arrivasse a 10 punti dalla quarta, non ci sarebbero i playoff. Quindi insomma sono anche valutazioni che dovremo fare nelle prossime giornate. Esatto. Si sta per chiudere la regular season, ma ne mancano 4 al capolinea. Diccelo un po'. Andiamo a questo. Dici un po' la giornata di oggi. A vedere la giornata di oggi. Che possiamo chiamarla sì la giornata di oggi, ma è molto spezzettata perché si inizia oggi alle ore 15 con sette partite, e troviamo Bari Pisa, Cittadella Cesena, Latina Ascoli, Provercelli Perugia, Spezia Spal, Ternana Carpi e Trapani Entella. Domani alle 17.30 Novara Brescia. E poi lunedì 1 maggio alle 12.30, quindi con tanta carne al fuoco, no? Certo. Potremmo dire Benevento-Avellino, il derby del sud, no? Della Campania. Pensa un po' alle braciolate in quel di Benevento, in quel di Avellino, no? Mentre si vedono la partita, Matteo. Sì, è tanta carne al fuoco. Tanta carne al fuoco, vero? Sembravi distratto, non ti interessa ciò che ti sto dicendo? La Serie B non è di dove va bene, ma ci interessa di più continuare a sentire le partite e soprattutto anche presentarle, visto che l'inizio di queste, esatto, insomma, esatto, si sta avvicinando. Soprattutto perché quelle che ho omesso fino ad ora sono la partita del 1 maggio alle ore 15, ovvero Verona-Vicenza, e il big match del Monday big night match della Rechi tra Salernitana e Frosinone, che appunto delineerà ancora di più, diciamo, chi verrà in Serie A e chi invece ci saluterà e andrà in Lega Pro forse. E sì. Quindi mi prendo io
il vocabolo, il verbo, la parola, le redini, la briga. Mi prendo la briga di andare a presentare il primo match di giornata, la Double C Cittadella Cesena. Ed ecco. Ed eccoci subito con ma le nostre carico oggi. È a pallettoni, Daniele, a pallettoni. Ricordo in diretta che Valerio può sempre cambiare Pellegrini con Amsic quando vuole. Ricordo in diretta, saluto il mio amico che ieri mi ha scritto, mi ha detto ti sono piaciuto. Io ho detto sì, Andrea Masiello da Bergamo. Da Bergamo. Saluto. E quindi il Cittadella si schiera con il 4-3-1-2 classico consueto, che ormai fa andare i veneti a 3000 praticamente in classifica, a tutto gas. Infatti sono in piena zona playoff con Alfonso tra i pali, famoso Duca d'Este, Martin, Barnier, Pelagatti e Salvi in difesa, Bartolomei, il capitano Iori e Balzania o Balzania, c'è ancora questo dubbio mistico sul che suo dir cognome, che dir si voglia, con Chiaretti alle spalle di Bomber Litteri e di un riscoperto Arrighini che settimana scorsa ha anche segnato. Sì. Il Cesena invece si schiera con il 3-5-2 con Agliardi tra i pali, l'ex Palermo, sicuramente uno dei migliori prospetti, anche Cagliari, è uno dei migliori portieri della Serie B. E credo che sia sui 33-34. Comunque vanta delle prestazioni epiche contro la Lazio in passato. Perticone, l'ex Livorno, con Capelli e Liggi a formare il tridente difensivo, un tridente a contratti. Vorrei un attimo interromperti, scusami, perché è arrivata adesso una notifica su Facebook del nostro 300esimo like sulla e quindi, pagina. E quindi è libido. Attenzione. E quindi penso che possa partire adesso. Ci sarà un raduno. Partono gli applausi. Partono gli applausi. Vestito solo di un pezzo. Guarda, io la vorrei organizzare a quota 500. Raduno. Facciamo un raduno. Offerto. Facciamo. Io direi che facciamo Radunovic a questo punto. Un Radovanovic anche. Esatto. Anche un Galabino potremmo fare. Vabbè, sempre questo che dai soldi per organizzare. Allora, questa raduno. Scena ridicola, va bene, ok, grazie, grazie mille. Lo metto per iscritto, tanta carne al fuoco ci sarà, tanta ovviamente. Carne al fuoco, pensa sempre Marco che cuocerà la carne alimentando il fuoco col suo sudore, quindi dovete esserci numerosi. Visto che parliamo di tanti ospiti d'onore, tra cui Foila, che ieri ha anche segnato. Porterò anche Diletta Leotta, la ragazza di Giorgevic. E perfetto. Poi volevo ricordare, visto che abbiamo parlato di appunto promesse, un'altra promessa è che se domani dovesse segnare Borja Valero, qualcuno in questo studio diventerà pelato e non vi dico chi. Lo scoprirete. Immaginazione, insomma. C'è la prossima foto su Instagram. Quindi tornando al Cesena, che è appunto la squadra romagnola per eccellenza, dopo il Bologna si schiera Sangiovese in quelle zone. Buono il prosciutto, si schiera con Di Roberto, Crimi, Laribi, Garitano e Falasco in mezzo al campo, alle spalle di Rodriguez e Camillo Ciano. Quindi la sfida nella sfida è tra il Bomber Litteri del Cittadella e il Bomber del Cesena, Camillo Ciano, ex Crotone. Va bene, io allora andrei a Trapani in Sicilia, dove c'è una partita molto importante. Ma è provincia? Cosa? Trapani? Sì, provincia. Bravo, capoluogo di provincia, anche una bellissima città. Capoluogo di provincia non credo sia corretto, ma sarà provincia e basta. Sì, capoluogo di provincia. Capoluogo è di regione. Ma anche di provincia, diciamo. Un capoluogo provincia, di provincia. Vabbè, comunque, insomma, siamo qua veramente. Non mi ricordo dove è nata la disputa su sta cosa. Sul cavallo dell'ignoranza. Ma insomma, non penso. Intanto non Del penso, Neri perché dice una frase ambigua: questi ragazzi possono aprire un ciclo. Bene, andiamo a Trapani, quindi, dopo questa uscita. Chi poteva riferirsi? Ai vari Badu, Zapata. Secondo me anche Samir Fofana che è rotto. Fofana che è rotto potrebbe si impegna di molto in altre cose. Secondo me. Comunque io direi di andare anche in Sicilia, a Trapani, lontanissimo da Udine, dall'altra parte d'Italia. Andiamo a presentare la partita fra i padroni di casa e la Virtus Entella, che è in crisi, mentre dall'altra parte il Trapani, con delle prestazioni sicuramente sopra la media, si è riuscita a portare fuori dalla zona rossa, anche se è ancora in zona playout, quindi ha bisogno di punti. Andiamo a vedere le formazioni. I padroni di casa, ci sarà Pigliacelli in porta, poi la difesa con Legittimo, Pagliarulo, che oggi ha legittimato il suo posto, sì, esatto, Rizzato e Colombatto. Poi avremo al centrocampo, sarà Barillà, Nizzetto, insomma, Rizzato e Casasola. Poi in attacco Maracchi, Citro e Coronado, insomma il trio d'attacco che abbiamo visto spesso, con Coronado che ha segnato molti gol e ha portato in avanti il Trapani. L'Entella, che invece in un momento di forma diametralmente opposta, ha perso addirittura in casa contro il Latina, ultima in classifica. In porta Jacobucci, poi la difesa con Belli, Ceccarelli, Benedetti e Sini.
centrocampo con Zaniolo, Palermo e Pecorini. Poi ci sarà Moscardi dietro le punte, che saranno Caputo e me ne manca uno, e Zaniolo, sì, eccolo qua. Insomma, quindi molte, molte novità nelle scelte di Breda. Vedremo, insomma, se ma Breda riuscirà il bardo? La palla di Breda. No, quella era Breda. No, prendo in mano la situazione io, Marco. Sì, vabbè, non so se siamo contenti, però vabbè. Andiamo comunque con vari dischi. Abbiamo ben pochi. Rimaniamo al mare, no? Rimaniamo al mare, ma sud, all'Adriatico. Diciamo, andiamo sull'Adriatico, dai. Il Bari ospita il Pisa al San Nicola per continuare a inseguire l'obiettivo che tutti sognano, i playoff. L'ottavo posto è anche dei sogni playoff. L'ottavo posto è la portata dei lui sognava scudetto, che devono però invertire la rotta. Infatti in quattro partite hanno fatto solo un punto, che non è sufficiente per sognare la massima serie. I nerazzurri, che martedì ricordiamo sono riusciti a strappare un pareggio alla Provercelli, sono però a un passo dalla retrocessione. Nonostante abbiamo visto a inizio stagione il Pisa ha provato più volte, nonostante la complicata questione societaria, a macinare dei punti, non è riuscita. Ora, poi non è comunque riuscita a invertire la rotta, sì. E ora si trova veramente in Lega Pro praticamente con la stagione, sì, sì, che sembra compromessa, ma la volontà è quella di crederci finché la matematica lo permetterà. Quindi andiamo a vedere le formazioni, con il Bari che si schiera con un 4-3-3 con Mikai, un portiere così Mikai Bruscolini, esatto, Mikai Bruscolini, Daprela, Moras, Capradossi, Sabelli, Greco, Bascia, Magic, Martigno, Maniero e Galano. Per quanto riguarda il Pisa, si schiera a specchio sempre con un 4-3-3 con Cartelli, Golubovic, Del Fabbro, Lisuzzo, Mannini a centrocampo, Berna, Ditacchio, Angiulli. Ditacchio, se non sbaglio, ex Entella, Marco, correggi. No, non sbaglio, l'ho visto diverse volte anche sul lungomare di Chiavari. Va così bene, Marco, va bene. Lores, Valera in attacco, Cani e Masucci. Bene, ok. Allora c'erano intanto foto dei nostri ascoltatori che appunto sorseggiano un tè caldo mentre ci sentono.